Domenica 17 aprile, un buongiorno dalla redazione di LaQ TV e buona Pasqua a tutti voi che ci seguite. In regia con me per questa rassegna stampa c'è Sergio Marzola. Insieme a lui leggeremo le notizie principali che ci riportano i quotidiani questa mattina, iniziando dal Centro, il quotidiano dell'Abruzzo, che decide di aprire l'edizione di stamane con il Gran Sasso d'Italia con Campo Imperatore. Lo vediamo perché sul Gran Sasso si scia fino a maggio. All'Aquila la neve naturale e le basse temperature allungano la stagione. In centropagina, sempre da questa pagina del centro, la Pasqua solidale per i bimbi ucraini. In Abruzzo arrivano tre nuove regole per accogliere i più piccoli. Fondo pagina che ci arriva dall'Alto Sangro, inseguito dopo il raggiro ad un 83enne, arrestato il truffatore dei pensionati. In auto c'era la mappa delle potenziali vittime. Fondo pagina da Sulmona con la Madonna che scappa per 10.000, per 10.000 persone. Torna infatti il tradizionale rito a Sulmona. Obbligo di mascherine oggi, corsa in piazza con un messaggio di pace. Entriamo nelle pagine interne del quotidiano, lo facciamo con Abruzzo Solidale in riferimento alla situazione ucraina, dare lavoro ai profughi, tutti i chiarimenti utili, dei posti per medici o assistenti anziani e alle occupazioni per l'estate. Ed intanto, sempre su questo argomento, uova e sorrisi per i bimbi ucraini, e arrivano anche tre novità del protocollo per l'accoglienza. Ecco, quali sono? Lo possiamo leggere in questo pezzo del quotidiano, questa mattina in edicola. Andiamo avanti, vediamo la prima pagina dedicata all'Aquila, lo andiamo a vedere insieme con la Pasqua in montagna. L'apertura è la stessa con la quale il giornale ha deciso di aprire l'edizione stamane. Gran Sasso si scia fino a maggio, dunque buon afflusso di turisti e sportivi. La neve naturale abbondante e le basse temperature stanno prolungando la stagione invernale. Pignatelli, amministratore unico del centro turistico del Gran Sasso, dice tante prenotazioni anche nelle strutture ricettive del comprensorio. Ed intanto al centro storico c'è il ritorno del trenino, ripartono le corse con audioguida che toccano i principali luoghi attrattivi. Vediamo le altre notizie insieme, sempre da questo giornale, rimaniamo sempre sull'Aquila. Verso il voto, le grandi manovre, i candidati a sindaco presentano le liste e i programmi per la città, evento pubblico con Biondi venerdì al Ridotto, pezzopane ieri a Paganica con gli aspiranti consiglieri, coalizione progressista, imbrattato manifesto della nostra candidata Di Benedetto al lavoro sui nomi. Per quanto riguarda invece il rimborso dei libri scolastici, ecco altri fondi, la Giunta stanzia ulteriori 60.000 euro per le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei testi, mentre da quest'altra pagina, lo vediamo insieme, parliamo della ricostruzione difficile, parliamo di 13 anni dopo il terremoto e a Castelnuovo demolizioni avviate nella frazione devastata dal sisma. Segnali di rinascita nella parte alta del paese, i tecnici potranno predisporre progetti per gli aggregati, ruspe in azione dopo il finanziamento da 1 milione, incertezza per i tempi di recupero della chiesa. Ed intanto dal centro città dall'Aquila, casa, museo, Signorini Corsi, il cantiere al via dopo l'estate, parliamo di uno dei tesori della città, mentre da Rocca di Mezzo, Santa Maria Nives, passi avanti per i lavori, il segretariato regionale per i beni culturali stringe i tempi per affidare la ristrutturazione. Le altre notizie le vediamo insieme dal territorio. Un piano su paesaggio ed ambiente è la nuova sfida della provincia. Un moderno atto di programmazione, scusa, urbanistica al centro dell'incontro di giovedì a Palazzo Silone. Il presidente Caruso, vogliamo coinvolgere i comuni nella stesura del futuro della nostra terra. Centropagina, torniamo anzi a parlare delle casette post-sisma, regolamentazione attesa, De Santis dell'Italia dei Valori, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, ora il problema va risolto con il
piano regolatore. Ancora le notizie, questa volta nell'ultima pagina dell'Aquila con il turismo e con questa sfida importante per tutto il territorio, finalissima del Borgo dei Borghi, conto alla rovescia per Navelli. Questa sera il nome del comune vincitore della trasmissione televisiva, la gara è tra 20 paesi, sale l'attesa fra gli abitanti del centro famoso per la produzione dello zafferano dell'Aquila DOP. Ed intanto rimaniamo nelle frazioni Compaganica dove tornano le processioni in occasione delle feste patronali, mentre per quanto riguarda l'Alto Aterno torna Pizzoli Arte che presenta una nuova rassegna. Da Avezzano, invece, la prima pagina, parliamo di questa ordinanza, fuochi di Pietraquaria, le regole, il comune, usate le mascherine. Martedì 26 torna l'appuntamento con i focaracci, serve un'autorizzazione, bruciare solo il legname. Il giorno prima è in programma la fiera in settimana, vertice in prefettura per i dettagli sulla sicurezza. Centropagina, botte alla nonna, fermato il nipote violento, la donna costretta a rifugiarsi in casa di alcuni vicini, il 35enne non potrà avvicinarla o finirà in carcere. Fondo pagina, ancora le notizie da Avezzano. Spese in taxi con bancomat rubato. È stato arrestato. L'uomo aveva portato via il borsello ad un addetto della raccolta rifiuti e fatto acquisti in mezza città. Le altre notizie le vediamo insieme da questa pagina, ancora quella della Marsica, Letta a cerchio per donare vocabolari ai bimbi ucraini. L'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio visita il centro adatta accoglienza, i piccoli ospiti gli fanno trovare una torta per festeggiare l'87esimo compleanno. Ancora le notizie dalla Marsica, gite non solo oggi e domani, musei, borghi e natura, come trascorrere le feste nella Marsica, aperture per Castello di Celano e Aia dei Musei ad Avezzano, lezioni di astronomia ad Aielli ed escursioni nelle grotte. E intanto da Celano piange la maestra Graziella, morta a 92 anni, insegnante elementare per generazioni di allievi, i funerali domani. Le altre notizie le vediamo da Sulmona con le tradizioni che tornano la domenica di Pasqua in città, la Madonna che scappa in piazza torna con un messaggio di pace. Rito in presenza dopo 2 anni di restrizioni causa Covid, attesi 10.000 fedeli, mascherine obbligatorie, il sindaco Di Piero, occasione di incontro e singolare opportunità di promozione turistica. Centropagina, la cronaca. Arrestata con 5 kg di droga per Pasquetta, la trentenne viaggiava con panetti di hashish sul mercato, dello spaccio avrebbero fruttato 80.000 euro. E andiamo a Roccaraso con Juan Carrito, nuove incursioni proprio a Roccaraso, l'orso affamato irrompe in pollaio e apiario, il WWF a disposizione protezioni per gli allevamenti. Dall'Alto Sangro, intanto, fallisce il trucco del finto pacco, la mappa con i nonni da truffare è stato preso, arrestato un 21enne che era riuscito a rubare 2.000 euro in casa di un pensionato in auto, un elenco di possibili vittime. Il centropagina che ci arriva da Villa Lago precipita sulle rocce, paura per un ragazzino, il 13enne resta ferito, provvidenziale il soccorso di un medico rianimatore dell'ospedale di Avezzano, mentre da Campo di Giove feriti 2 motociclisti di Pescara, entrambi hanno perso il controllo e sono scivolati sull'asfalto. Le altre cronache, la prima di Pescara con la sicurezza ed il piano per la città, rafforzati i controlli per Pasqua, più pattuglie per Movida e Riviera. Da ieri pomeriggio intensificata la presenza delle forze dell'ordine in centro e nelle zone di ritrovo, in campo polizia, carabinieri, finanze e polizia locale. Si vigila sul rispetto degli obblighi anti-Covid. Il centropagina della prima di Pescara parla di questa cronaca. Una festa clandestina, scattano i divieti, intercettato alla Digos un party non autorizzato, era stato organizzato sulla rete, mentre per quanto riguarda questo incidente, riportato in un fondo pagina, auto nella scarpata grave, un 19enne, appena il giovane era con una 17enne, la sua Audi è finita fuori strada ribaltandosi. Da Pescara ancora, l'aggressione in centro, picchiato dal ladro dopo il furto in casa,
Un 31enne ha rubato le chiavi ed è entrato nell'abitazione con due complici, rintracciato dalla polizia ed è stato arrestato. Ancora la cronaca da Pescara e provincia, evade dal carcere, preso dopo 3 giorni. Un 30enne campano ha approfittato di un permesso per sparire, trovato dai carabinieri. Ancora le notizie da Teramo questa volta, dalla pagina di Teramo questa volta, l'apertura in realtà arriva da Roseto degli Abruzzi, muore Sperandii, medico e politico, addio all'ex consigliere comunale, aveva 70 anni e lottava contro una malattia, è stato segretario della Democrazia Cristiana, il ricordo dell'ex parlamentare Ginoble, insieme in consiglio e nel partito, una persona a modo. Centropagina, prefettura slitta l'esame dei chiarimenti. Fissata alla settimana prossima la verifica sull'offerta per progettare l'intervento di riqualificazione. E ancora parliamo dell'inchiesta sull'assenza di manutenzione, ancora la cronaca di Teramo e provincia, barriere stradali danneggiate, il PM attentato alla sicurezza, automobilista ferito nella macchina finita nella scarpata, indagati 3 dipendenti della provincia, la procura e gli addetti hanno omesso di effettuare interventi necessari nei guardrail protetti. E ancora da questa centropagina, Santini presidente di sezione ad Ancona, il plenum del CSM nomina il giudice Teramano alla guida del settore lavoro della Corte d'Appello. E le notizie questa volta ci arrivano da Chieti con il ritorno della gente in centro. Ferrara, il sindaco di Chieti, che dice ora spettacoli in estate. I grandi faranno tappa in città dopo il pienone della processione del Cristo morto. Il sindaco annuncia pronti a rilanciare il turismo. Appello ai privati, contiamo sulle sponsorizzazioni, teatri e servizi. Basta polemiche dai narcisisti. Questo è il commento di Ferrara. Da Vasto intanto torna purtroppo la movida violenta, accoltellato nella lite e scoppiata in centro. Quarantenne ferito ad una mano e una spalla, trasportato all'ospedale San Pio, è stato operato d'urgenza durante la notte. Ancora le notizie dai riti pasquali, oggi c'è l'incontro dei santi a Lanciano, la revocazione alle 12:30 davanti alla cattedrale dopo la messa celebrata dal vescovo. Le cronache di sport ci portano a parlare di calcio, di Serie C con il Pescara, Biancazzurri in corsa per il terzo posto, estro e gol, Dursi è l'arma dei playoff, Zauri ha rivitalizzato l'attaccante del Pescara, segno con 2 gol in altrettante partite con il nuovo allenatore in panchina, mentre dalla Serie C ancora, ma dal Teramo, Spinelli, ci siamo, 3 nomi per la panchina. C'è già il preliminare per la cessione del 60% del club all'imprenditore siciliano, l'allenatore Guidi è ai saluti e il direttore sportivo Federico riflette sul futuro anche appunto del diavolo. Ancora le cronache dalla Serie D, difesa di ferro e calendario, ecco gli alleati della Vastese, mentre da queste altre pagine parliamo della promozione girone A, la capolista Sulmona in bianco ora rischia l'aggancio in vetta, ancora dal calcio, ma dalla prima categoria brilla il Real Casale, la capolista Loreto Aplutino a San Vito, rallentano la marcia, cinquina dello Scerni al Verano, bene il Manopello. Dalla seconda categoria, girone C, va Acri un poker per l'allungo in vetta, colpo San Marco, Città di Chieti va KO, mentre dal basket di Serie A2, fase ad orologio, Chieti, vittoria da applausi, la salvezza è in cassaforte. La Lux batte Capo d'Orlando e grazie alla sconfitta interna di Nardò può brindare alla permanenza nella categoria fondamentale, la spinta dei tifosi nel finale. Ancora il basket in quest'ultima pagina, parliamo della Serie B, girone C, Roseto si riscatta, travolge Ozzano e riaggancia Rimini, i biancazzurri conquistano la vittoria dopo 2 KO di fila, grazie ad un super amoroso, tornano primi a pari punti. Le ultime notizie da Giulianova che va KO nel match salvezza, Monte Granaro infatti vince in scioltezza, giallorossi in caduta libera. Da questo giornale e dalle notizie di sport ci spostiamo a leggere le cronache principali del Messaggero Abruzzo. L'apertura dell'edizione di questa mattina la vediamo subito insieme. Pasqua, libertà.
dimezzata, Covid, meno divieti dopo 2 anni, ma la situazione rimane grave. 46.575 positivi, i virologi dicono non sappiamo perché la nostra regione sia così colpita. Massima cautela. Ancora le notizie con la Digos che sventa un rave party convocato online. L'evento si sarebbe dovuto svolgere a Vicoli, l'organizzatore è stato costretto ad annullarlo. Per la sparatoria in piazza Salotto invece parla il cuoco ferito, ha mirato al viso ma ho schivato i colpi. La Via Verde, intanto avventura in bicicletta laddove passavano i treni, ce ne parla Alessandro Ricci in questo fondo pagina, le passioni, mentre entrando nelle cronache interne. E parlando della lotta all'epidemia da Covid, divieti dimezzati come abbiamo letto in prima pagina, ma ancora 46.575 infetti. I virologi, non abbassare la guardia, mascherine nei bar e nei ristoranti, incidenza del virus al top in Italia, nessuno sa spiegarsi il fenomeno. Le altre notizie da questa pagina, Chieti, pediatria reumatica retrocessa, D'Alfonso dice colpita. Un'eccellenza. Ancora le cronache, questa volta dalla prima di Pescara. Turisti lasciati senza guida, l'Urban Box solo da giugno. Gravi carenze in città per l'accoglienza e la programmazione. Ufficio IAT inesistente. 13 voli in arrivo dall'estero a Pescara, ma le mete dei passeggeri sono un mistero. Centro pagina, aperti a Pasqua, i musei si fanno riscoprire, ce ne parla Fabio Barone, di Chirico in mostra al Paparella Treccia. L'Imago offre, beh, io spoccare, cioè la fondazione delle genti d'Abruzzo. Le altre notizie ancora da Pescara con questa cronaca, Bisceglie, dalle immagini nessuna provocazione prima dei colpi di pistola e Elfri. Mi ha sparato 2 volte in faccia e non so come sono riuscito a schivare. L'avvocato del ferito commenta il video e la famiglia non vendetta ma giustizia, quello che chiedono i familiari della persona, della vittima di questa sparatoria, viva per miracolo. E ancora le notizie, questa volta ci spostiamo nella pagina dedicata a Pescara Metropolitana. Festa rave bloccata dalla Digos, l'evento si sarebbe dovuto tenere dalle 12 di domani a Vicoli per 13 ore, scoperto sul web dai poliziotti e fatto annullare in base alla prevendita. Erano attesi migliaia di partecipanti, timori per la sicurezza pubblica e alto rischio di contagi Covid. Le altre notizie da questo centro pagina, Cantagallo, giovane promessa agli internazionali di tennis, ha solo 17 anni ed è il figlio di Enzo, l'ex sindaco di Montesilvano, bravo in campo e anche negli studi. Ci spostiamo alla prima pagina dell'Aquila, parliamo delle casette post-sisma, legittimate solo quelle di cui fu informato il comune, esulta il vicepresidente del Consiglio regionale Sant'Angelo, ispiratore del provvedimento, ma secondo l'avvocato Corti la questione non è così semplice come sembrerebbe. Per quanto riguarda invece il lavoro, stabilizzazioni, basta attese, ora si passi ai fatti. Parliamo delle stabilizzazioni in tema di sanità e a parlare il segretario provinciale UIL FPL Antonio Ginnetti. Ancora le cronache con questa notizia in centropagina, l'azienda agrituristica in debiti contributi post terremoto 2009 sono stati tutti assolti, mentre è stato inaugurato, parliamo di Univac, il centro studi intitolato ad Ugo Paolo Antonio. Ci spostiamo, rimanendo nelle pagine dell'Aquila, con questa apertura, vediamola insieme. Verde e fontane via alla manutenzione. Per risistemare i parchi pubblici e i giardini, il comune ha deciso di impegnare subito la somma di 50.000 euro. Al Baden Powell sono previsti implementazione e potenziamento dell'area ludica già esistente, inserendo un tappeto di erba sintetica. Intanto, la protesta, lo vediamo in questo colonnino, gas a 2 euro al metro cubo, ha scoppito, esplode la rivolta. Le altre notizie dal maxi dell'Aquila, dall'occhio del topo dei Masvedo al Pantheon
Metaverso di Manetas. Le altre cronache con il Venerdì Santo, processione luce accese e poco il clero presente. Gli aquilani hanno premiato gli sforzi degli organizzatori che hanno allestito il tutto in una settimana dall'autorizzazione. Le altre notizie ci arrivano ancora dalle cronache locali, da Avezzano e Sulmona. In particolare l'apertura è dedicata alla visita di Letta a Cerchio, la mia torta di compleanno. Coi bimbi ucraini, l'uomo politico accolto dal primo cittadino tedeschi e da alcuni sindaci in visita il centro di accoglienza dalla sua auto, tantissimi doni e un vocabolario italiano-ucraino. Così imparate la nostra lingua. Questo il commento. Le altre notizie da Chieti, case ospedali di comunità, dal PNRR arrivano 51 milioni di euro, ok, al piano di investimenti sulla sanità, ecco dove saranno realizzate le strutture, previsto anche l'acquisto di macchinari. Ferrara, il sindaco di Chieti, che dice si è data voce alle aree interne. Le altre cronache ci portano sempre nel teatino, travolto da un'auto, un 74enne in gravi condizioni, mentre dalla politica, dal PD di Michele, coordinatore a San Giovanni Teatino. Le altre notizie da Lanciano Vasto e Ortona, l'apertura è questa che leggiamo insieme velocemente, mare, cibo, riti, la Pasqua torna libera, iniziative per tutti i gusti dopo 2 anni di restrizioni, oggi si rinnova la secolare tradizione dell'incontro dei santi, si mangia sui trabocchi, previste camminate nei bike al castello di Rocca Scaleni, invece si attende un gran pienone. Le altre notizie vediamo insieme con questa aggressione, accoltellato alla mano, giallo sulla dinamica, un uomo di 40 anni si è presentato al pronto soccorso l'altra notte, indagano i carabinieri. Le altre notizie ci arrivano da Teramo, pienone di Pasqua, grazie all'arte e alla buona tavola, settore in ripresa, anche se le performance del 2019 sono ancora lontane, tanti alberghi aperti, volano i bed and breakfast, il problema del caro consumi. Per quanto invece riguarda le barriere architettoniche per i parking o per i lavori, scoppia il caso Transenna Selvaggia, la cronaca sempre quella di Teramo. Le altre notizie ci arrivano dalla costa teramana, da Giulia Nova in apertura, dall'ospedale al mare, tuffo nella vita, è tornato in spiaggia l'anziano che parla con le onde. Sono solo male, ma questa distesa d'acqua mi ha guarito. Pasquale Di Marco ha quasi 95 anni e è diventato famoso per i colloqui che rievocano il romanzo di Hemingway. E ancora da Giulianova, buoni benzina in regalo ai dipendenti, l'iniziativa del CEO di Gensi Group, Gennaro Pigliacampo, con i lavoratori siamo una famiglia. Le altre notizie ci portano a parlare di sport. Pescara tutto negli ultimi 90 minuti. Sabato prossimo la sfida a Limolese, decisiva per il piazzamento ai playoff. Terzo posto difficile, ma non impossibile. Permetterebbe di saltare ben 2 turni. Le altre notizie sempre dallo sport, dalla Serie C. Spinelli prende il Teramo al 100%. L'imprenditore al Messaggero: osservo il club da tempo, voglio fare la mia parte, questo è il suo commento. Dal basket lo vediamo insieme in questa apertura. Lux Chieti, vittoria e salvezza, battuta Capodorlando di 10 punti dopo una partita sempre in controllo. Mentre al basket, ma andiamo in Serie B, Amoroso Super. Roseto si rialza, ce ne parla Luca Magitti. Da questo giornale andiamo adesso a leggere le altre notizie che ci riportano i quotidiani digitali. Lo facciamo con ansa.it, edizione d'Abruzzo, che apre con il Venerdì Santo a Chieti 12.000. Per la processione si punta ad UNESCO, origine evento risalirebbe all'842, comune lavora ad un riconoscimento. Newstown, le notizie della città che cambia, apre con l'urbanistica, la provincia al lavoro su un nuovo piano territoriale di coordinamento, mentre il capoluogo decide di aprire con questa notizia. Parliamo di long COVID e con Grimaldi che dice colpisce fino al 20% dei pazienti.
Le altre cronache ci arrivano da Abruzzo Web, che apre con Pasqua e Pasquetta, le opportunità in agriturismo in Abruzzo, la ripartenza dopo il Covid. Marzicalive.it apre con la cronaca, spacca porte, aggredisce ed insulta la nonna per avere soldi, scatta divieto di avvicinamento per un 35enne. Le altre cronache da reteabruzzo.com, romana sorpresa con 5 kg di droga arrestata dalle fiamme gialle di Sulmona, questa è l'apertura, mentre Metro News 24.it apre con ancora la cronaca, ruba le chiavi e svaligia una casa arrestato dalle volanti. Le cronache del Pescara aprono con questa notizia, l'annuncio del consigliere Forconi, entro l'estate a Montesilvano avremo più agenti di polizia locale grazie al concorso. La sezione Abruzzo di cityrumors.it apre con il basket, Roseto dilaga nell'ultimo quarto ad Ozzano, Amoroso ne mette 34. Le altre cronache da chietitoday.it, l'apertura, un 74enne investito sulle strisce pedonali in zona Sacro Cuore, ricoverato in prognosi riservata. Le altre notizie che ci arrivano da il nuovoonline.it, in quest'ultimo giornale a nostra disposizione, i carabinieri soccorrono un capriolo investito e ferito, i carabinieri della Compagnia di Ortona, questa è la notizia del nuovoonline.it. Da questo giornale andiamo a leggere adesso insieme le notizie che ci portano, che ci riportano i quotidiani nazionali. Facciamo con il primo che abbiamo a disposizione, il Messaggero di Roma, l'apertura. Porti chiusi alle navi russe, il divieto è in vigore da oggi anche per chi ha cambiato bandiera dopo il 24 febbraio. Si ferma l'import di legno, carta e pesce, deroghe per chi trasporta grano e farmaci. Intanto le altre notizie dalla Repubblica, guerra e fame, il Cremlino scrive alla Farnesina, conseguenze per le armi a Kiev. Ancora le notizie da questi giornali, quelli nazionali con il Fatto Quotidiano, i soldati USA e inglesi sono già in Ucraina. La guerra per procura, il Times, addestratori UK per le truppe di Kiev. Non bastavano i russi, due reporter francesi, ci siamo finti volontari a Leopoli, ci ha accolti un comandante Yankee. Le altre notizie le vediamo insieme dalla Verità di Belpietro, i migliori ci lasciano in mutande, cresce il pressing per mollare il gas russo, nonostante gli scenari siano devastanti, il ministro Cingolani sembra chiudere a tutte le alternative. Il carbone no, i rigassificatori neanche, più che transizione ecologica, pare distruzione nazionale. Qui finisce male, scrive il giornale. Partiti alle prese con il premier in corsa per la NATO, ipotesi Franco prima delle elezioni. Le altre cronache ci portano al Tempo, il quotidiano indipendente di Roma. Ciao Mario, tra poco si vota, maggioranza sempre più fragile, l'esecutivo Draghi ormai è un ricordo, lui lo sa e sogna la guida della NATO. Politici e partiti fanno già campagna elettorale bloccando le misure sgradite, i peones non saranno rieletti, puntano ad arrivare ad ottobre per avere la pensione. Le altre cronache ci portano al mattino di Napoli, soldati inglesi in Ucraina, in campo le forze speciali per addestrare la resistenza e Mosca mette Johnson al bando, vendetta di Putin per la nave affondata, missili su Kiev, l'obiettivo è il bunker di Zelensky. Le altre notizie dal manifesto, le ceneri di Pasqua, scrive il manifesto, senza tregua, Mosca a Mariupol, annientate le truppe ucraine, attacchi sugli impianti petroliferi contro i civili a Kiev e in Donbass, Zelensky all'Unione Europea, arrivano poche armi e in ritardo, addestratori inglesi da 2 settimane nel paese, porti italiani chiusi alle navi russe. Le altre notizie da avvenire, nessuna notte è infinita, il riferimento è appunto alle notti che stanno attraversando i cittadini ucraini. Le altre cronache da Libero, sono tutti matti, questo è il titolo in apertura. Bancomat in tilt, ma gli esperti sono in ferie. Draghi furioso, la TV russa annuncia, è iniziata la terza guerra mondiale, Bruxelles contro la crisi propone una patrimoniale europea.
Le altre notizie invece dal Sole 24 Ore, giornale economico di Confindustria, dal PNRR nel 2021 spese 5 miliardi su 13,7. Le uscite certificate sono il 37,2% del totale previsto nel programma originario. I maggiori interventi sono per le ferrovie, 2,5 miliardi, e per i bonus edilizi, 1,2. Le altre notizie ci arrivano da quest'ultimo giornale che abbiamo a disposizione, il Corriere dello Sport. La Juve rischia tutto, Vlahovic la salva a tempo scaduto 1-1. Quarto posto in gioco, domani Spalletti all'esame Mu, il titolo Napoli ci crede. Bene, con questo giornale e con questa notizia si chiude l'edizione di questa mattina con la nostra rassegna stampa. Augurandovi ancora a tutti voi che ci seguite una buona Pasqua, vi lasciamo al messaggio augurale dell'arcivescovo metropolita dell'Aquila, il cardinale Giuseppe Petrocchi. Ancora una buona Pasqua sull'HTV. Proprio in questi giorni c'è una parola che risuona a livello universale con una particolare intensità. È la parola pace, parola sofferta e invocata. E la Pasqua che noi ci apprestiamo a celebrare è proprio la sorgente della pace, perché la Pasqua di Gesù, la sua vittoria sulla morte, ci consente di fare pace, anzitutto con noi stessi, con gli altri e con il mondo che ci circonda. Sì, perché la prima pace da fare è dentro di noi. Spesso non avvertiamo con chiarezza che la guerra che tormenta la nostra esistenza e la rende opaca, scontenta, è quella che si attiva dentro di noi, guerra provocata da quel nucleo ostile segnato dal male. L'Apostolo Paolo lo chiama l'uomo vecchio. È quel centro inquinato dal peccato che ci spinge ad agire in modo difforme rispetto alla volontà di Dio. È proprio questo nucleo patologico che annebbia il pensiero, lo rende poco capace di vedere e di dire la verità, intossica i sentimenti e li espone alle emozioni più negative, la polemica, la divisione, l'inimicizia, la rappresaglia, e quindi compromette i comportamenti che non sono più limpidi, capaci di stabilire rapporti segnati dalla solidarietà e dall'equità. La Pasqua ci consente di guadagnare dentro di noi una riconciliazione che ci rende in senso vero, autentico, amici di noi stessi. Diventiamo capaci di abitarci in modo autentico e chi la pace ce l'ha dentro riesce a crearla con quelli che c'è attorno, perché ognuno di noi esporta fuori quello che gli circola nella mente e nel cuore. E perciò l'uomo che in Gesù guadagna la pace, perché Gesù ha preso su di sé i motivi delle nostre divisioni e li ha vinti, quest'uomo è in grado di allacciare relazioni di pace con gli altri. Quindi costruisce attorno a sé una società caratterizzata dal rispetto, da una volontà di crescita in comune. E solo uomini di pace possono davvero chiedere a Dio e agli altri la pace nel mondo. È una pace che oggi in modo particolare va chiesta
richiesta all'Onnipotente con insistenza, con perseveranza. Proprio la guerra in Ucraina, così come tutte le guerre che insanguinano altre parti del mondo, sono, come ha detto Papa Francesco, un oltraggio a Dio, oltre che una violenza perpetrata nei confronti degli uomini. Ha parlato Papa Francesco di una mano di Caino, no? Che produce morte e che dobbiamo in tutti i modi contrastare. Allora l'augurio che io faccio a tutti e a ciascuno è che, a partire da noi stessi, con una perseveranza progressiva nella fedeltà al Signore, lasciando che la sua Pasqua diventi la nostra Pasqua, possiamo vedere accendersi in noi la fiamma della pace, pace che va alimentata, che va custodita, e possiamo essere a nostra volta, dove siamo, in tutte le condizioni, costruttori di pace, perché solo dove c'è pace, lì l'identità dell'uomo, di ogni uomo, viene riconosciuta, valorizzata, e si costruisce una città degna di esprimere i valori più alti della libertà e della concordia. Buona Pasqua a tutti. Presentato da Centro di Implantologia Dentale del Dottor Fantauzzi. A voi tutti, cari amici dell'Abruzzo, ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis. Venti da nord-est, piuttosto freddi, come detto, che faranno calare le temperature proprio nel giorno di Pasqua. Nella nuvolosità presente, soprattutto al mattino, nel primo pomeriggio, fascia centrale, inizialmente anche sulla fascia costiera, con qualche isolata goccia di pioggia. Pochi saranno i fenomeni, però qualche fiocco, non lo escludiamo, sin verso gli 800-1000 metri nella prima parte della giornata. Poi, seconda parte della giornata, tenderanno a prevalere le aperture del cielo, quindi cielo poco o parzialmente nuvoloso, comunque con venti vivaci nordorientali, calo delle temperature, clima decisamente freddino. Certo, il sole è forte, quindi al sole comunque si starà discretamente, soprattutto nelle zone riparate dal vento, ma dopo il tramonto si sentirà questo drastico cambio d'aria che c'è stato, il clima mite delle giornate scorse e il freddo che è giunto proprio per Pasqua e per Pasquetta. E io vi auguro di trascorrere una buona Pasqua. Arrivederci. Il meteo è stato presentato da Centro di Implantologia Dentale del Dottor Fantauzzi.